Primi screzzi tra il confermatissimo Leclerc e il partente Sainz? Nella gara sprint del Gran Premio di Cina, i due piloti del cavallino si sono pizzicati, con Sainz molto aggressivo sul compagno di squadra nell'intento di superarlo con molto ottimismo. Leclerc, per evitare lo scontro, si allarga. A fine gara lo stesso Monegasco è a lamentarsi del comportamento del compagno di squadra con un team radio eloquente. Let's speak now. We're fighting more. He's fighting more me than the others. Anyway. Yeah, copy that. He did good time management, good fight at the beginning, at the end of the race. Good job. Let's speak now. Lui, riferito a Sainz, dice: ha lottato più con me che con gli altri. Avremo molto da parlare dopo. D'altro canto, al giro successivo avviene quasi l'inverso, con Carlos che deve evitare la collisione. Sia durante che dopo la gara, Charles ha rimarcato come Sainz sia stato troppo aggressivo nelle manovre di difesa, andando oltre il limite. Sainz ammette su Sky con un filo di ironia: Charles dice che sono stato troppo aggressivo? Devo guardare, ma se lo dice lui, diciamo di sì. E mi scuso se ho fatto qualcosa oltre il limite. Nella gara domenicale a Shanghai, i due ferraristi partivano affiancati. Leclerc, per evitare di farsi passare dal compagno di squadra Sainz, dimentica che dietro c'erano altre macchine, tant'è che sia Russell che addirittura Hülkenberg lo sfilano con grande facilità. Questa strenua difesa remore del duello, ovviamente, del giorno prima, ovvero nella sprint. Ora, sono cose che succedono, soprattutto tra compagni di squadra. Io penso ultimamente di aver visto un po' troppi compagni di scuderia, troppi amici fuori e dentro la pista. Cosa impensabile, soprattutto per il motorsport, dove ho sempre letto, ascoltato che il tuo compagno di squadra è il tuo rivale numero uno. Per quanto riguarda lo screzio, che alla fine non ha avuto conseguenze in pista, io credo che sia normale che Sainz, tuttora senza contratto per il 2024, cominci a gettare il cuore oltre lo spettacolo, prendendoci qualche rischio in più, anche a discapito del compagno di squadra, che invece è straconfermato. Credo che quest'anno ne dovremmo farci l'abitudine. Dunque, secondo me, visto che non ci sono stati danni, nulla di grave è successo. Certo che Vasseur dovrà tenere buoni i suoi piloti, perché a rimetterci potrebbero essere i punti per i costruttori, che è il vero obiettivo di Maranello. Anche perché tenere a bada i piloti nel 2024 sarà un gioco da ragazzi rispetto a quello che probabilmente vedremo dal 2025 con Lewis Hamilton e Charles Leclerc dentro lo stesso box. A Fred non faccio che i miei migliori auguri.